Come gestire il dopo incendio nei territori della Planargia e del Montiferru? Che azioni si devono intraprendere per riqualificare le aree boschive? Ne abbiamo parlato con Giuseppe Mariano De Logu, docente all'Università di Sassari. In questi momenti in cui sta bruciando il resto del mondo, il problema è un problema planetario e non solamente legato alla Sardegna. Con la differenza che in Grecia, in Turchia, in questi giorni sono morte 18 persone con centinaia di feriti. Allora, non possiamo dire che il sistema non sia adeguato a rispondere. È cambiato l'incendio. Il sistema è tarato per un altro tipo di incendi, che sono quelli piccoli per i quali l'organizzazione è tale da arrivare immediatamente sulle fiamme e spegnerle. Ma questi incendi sono incendi giganteschi fin dal loro insorgere, perché ci sono condizioni meteoclimatiche che li fanno divampare in modo spaventoso. Se poi associamo le condizioni meteo all'abbandono della campagna, alla mancanza di attività selvicolturali e di gestione forestale attiva negli ultimi 20 anni, allora il mix è completato. Quali azioni adesso nell'immediato, per poi programmare forse meglio nel tempo, si possono mettere in campo? Nell'immediato il problema principale è evitare i grossi processi erosivi che si manifesteranno alle prime piogge. Quindi finché è possibile occorrerà intervenire nelle zone più acclivi, con maggiori pendenze, abbattendo i tronchi bruciati e disponendoli orizzontalmente orizzontalmente sul suolo, per fare in modo che diventino una barriera all'erosione che le acque faranno, altrimenti ci troveremo la laguna di Cabras o il mare di Cuglieri completamente annerito dalla cenere, così come avvenne già nell'83. La vegetazione mediterranea per sua natura è adattata al fuoco, quindi ha in sé la forza e le capacità biologiche per rigenerarsi. Favoriamo questa capacità naturale, che costa anche di meno, e non rincorriamo mitologie del piantatore d'alberi a tutti i costi, che non apporta nessun beneficio al sistema. Teniamo conto che quei boschi hanno già conosciuto l'incendio, si sono già rigenerati. Facciamo in modo che succeda ancora un'altra volta così, ma facciamolo soprattutto gestendo il bosco da qui ai prossimi 20 anni.